Circolo Artistico di Arezzo. Pensate che è dal 1912 che è nella nostra città. E questo anche grazie a uno dei presidenti, l'ultimo presidente del Circolo Artistico appunto di Arezzo, il dottor Federico Calvelli. Siamo qui per parlare anche degli appuntamenti, alcuni aperti alla cittadinanza, no? Sì, il Circolo Artistico è un circolo che si rivolge ai soci ovviamente del nostro circolo. Io invito sempre tutti ad associarsi, perché ci sono una serie di eventi settimanali praticamente tra concerti, serate, oltre alla possibilità di teatro, biliardo. Ma anche aggregazione stessa. Aggregazione, no? Invece di dover chiamare gli amici per andare a mangiare una pizza o a cena fuori, lì si arriva e gli amici li trovi lì, quindi diventa una bella cosa. Ma abbiamo una serie di eventi che apriamo alla cittadinanza e che quindi, come dal nostro statuto, e che quindi vorremmo renderli pubblici, ufficiali. Pubblici, sì, presentarli anche per poter accedere. Il primo appuntamento è bellissimo, diamo senso ai sensi, ed è una cena che sarà appunto il sabato 17 novembre. Sabato 17 novembre, quindi sabato prossimo, avremo per la prima volta ad Arezzo questa cena sensoriale. Viene un maestro sensoriale che è uno chef, che è Anthony Andaloro, viene dalla Sicilia, quindi una persona che non nasce non vedente, lo diventa, anzi faceva il restauratore, quindi i colori e... Pensate insomma i sensi come erano... Come erano sviluppati, era si è dovuto reinventare per una malattia purtroppo, ed oggi è uno dei quattro al mondo che organizza queste attività, quindi è un evento unico sì, nel suo genere. Sì, perché poi ci sarà la cena in penombra con gli occhi. Cena in penombra, quando lui ce lo chiederà verranno messe le mascherine agli ospiti, che quindi dovranno riscoprire attraverso musica, attraverso profumi, attraverso sapori, gli altri sensi che normalmente sono... Sì, perché noi il senso usiamo molto il tatto e poco l'olfatto, l'udito, quindi riscoprire tutti gli altri sensi, perché i sensi sono cinque, è importante. Poi si gusta meglio ad occhi chiusi, si riesce a percepire quei sapori che a volte a cui non diamo importanza. In sala sarà illuminata solo con delle candele, quindi un lume di candela, poi viene una bella cosa. Però questo insomma ha uno scopo importante anche per il circolo artistico. Ha uno scopo importante perché io tra gli obiettivi che mi sono prefisso nella gestione di questo circolo è fare un ascensore. Perché giustamente il palazzo è datato su cui si trova il circolo artistico, e quindi mettere un ascensore è importante. Il no? Palazzo ha un affresco di Parri di Spinello del 1300, non è che sia proprio nato ieri, e di conseguenza l'ascensore è doveroso nei confronti sia dei soci più anziani sia appunto degli eventi che apriamo alla cittadinanza e che quindi devono... Sì, perché questo è l'evento di novembre, però voi è già da ottobre che insomma avete oggi operato. Termina, sì, noi è da ottobre, siamo partiti con l'Ottoberfest, oggi termina la kermesse di Mauro Valenti su pubblico sicuro, quindi intervenute persone veramente da tutto il mondo, Ermal Meta, quindi personaggi. Andiamo avanti, se no non riusciamo a dare le nostre altre appunti, perché andiamo a dicembre, no? Questo è novembre, a dicembre? A dicembre abbiamo un coro gospel, per cui abbiamo il 15 dicembre coro gospel al circolo con cena a braccio, quindi una cosa molto carina. Anche questa non è frequente da noi poter avere cori gospel. Il veglione di San Silvestro. Che non è il 31 di dicembre, giustamente. Ovviamente. A gennaio abbiamo un concerto molto importante di Fabio Bidini, un artista di origini aretine, ma che poi si è spostato all'estero ed oggi insegna in varie città del mondo. È sicuramente un artista che ci invidiano, no? Certo. La nostra città ne ha creati tanti gli artisti che voglio dire sono in giro per il mondo e abitano in altre nazioni e sono di Arezzo livello. Anche, no? E quindi lui ci farà la domenica il concerto e il lunedì un duo con la moglie addirittura, quindi torna dopo tantissimi anni in Italia e ci farà questo regalo, sicuramente bel regalo. È un bel regalo.
Sempre a gennaio abbiamo una cena ispirata a Tommasi di Lampedusa, il Gattopardo, Anche quindi di ambientazione, le immagino. ambientazioni, le apparecchiature, i piatti. Nel pomeriggio si parte con una I timbali del conferenza, Gattopardo erano unici, eh? quindi una conferenza dove ci spiega i gioielli che Sì, i indossavano monili delle i signore. monili delle signore al Gattopardo, e quindi poi viene una cena ambientata tutto in quel periodo e in Cioè, grande quell'atmosfera. film è stato fatto nel secolo scorso, anche quello, insomma, sarebbe bello da mandare, perché lì Sarebbe bello da mandare, però ma noi vi ci do ispiriamo un'idea. al libro, Ma ci voi ispiriamo ispirate al al libro. libro. Poi chiaramente a febbraio il carnevale, quindi un carnevale brasiliano, quindi ci saranno tanti colori e tante sfaccettature da questo punto di vista, e dopodiché il San Valentino, varie altre attività fino ad arrivare a giugno, chiusura, quindi il solstizio d'estate, il 21, e noi facciamo la cena in terrazza di chiusura delle attività. Giustamente con gli occhi al cielo, Con gli no? occhi al cielo, Perché c'è anche la esattamente. terrazza al circolo artistico, non è da È una sottovalutare, bellissima terrazza recuperata l'anno scorso che si affaccia su San Francesco e che quindi, insomma, è un bello Allora, spicchio. queste iniziative sono tutte aperte alla cittadinanza, perché come diceva appunto il presidente, al circolo artistico per poter andarci anche tutte le sere, perché siete sempre aperti, Assolutamente. c'è bisogno di diventare soci, no? Dobbiamo essere soci del circolo, Ma però è un diciamo. modo anche per mantenere vivo un ambiente, perché dico, ci vuole l'ascensore in un palazzo del 1300, ma si deve fare, perché sennò non si può più usufruire di quei luoghi belli come il circolo artistico. Assolutamente, e oltretutto, non essendo un palazzo di proprietà appunto della provincia, del comune o comunque di un'istituzione, Certo. tutte le volte che noi andiamo a recuperarne un pezzettino, quest'estate abbiamo recuperato la terrazza in Via dei Redi, ristrutturata, eccetera, lo Deve dobbiamo essere fare fatta con con. E grande allora impegno. siamo invitati, si può andare al circolo artistico appunto Anche per. perché c'è una buona causa. Tutti quelli che mi chiedono l'ascensore Sì? Perfetto, devono venire alla cena. detto questo. Allora abbiamo presentato gli appuntamenti con il presidente del circolo artistico di Arezzo, Federico Calvelli. Lo ringrazio e l'appuntamento è al sabato 17 di novembre con questa cena dal titolo È cena sensoriale. Cena sensoriale.